Ed eccoci dopo la nostra sigla, tornare sui lavori di questa giornata per il nostro forum e dobbiamo proseguire con la nostra agenda perché in questo momento dobbiamo dare il via a una nuova tavola rotonda che peraltro ci porterà a un argomento e su un argomento decisamente che si è fatto sempre più importante, soprattutto nel periodo della pandemia, non che prima non lo fosse, ma intorno al quale si stanno facendo sempre più valutazioni. E allora, la nostra tavola rotonda è dedicata al data drive e-commerce, tecnologie e piattaforme a confronto per migliorare l'esperienza del cliente e aumentare le vendite. E-commerce, parola chiave, che è uno dei settori più in crescita a livello globale, come si diceva poco fa, soprattutto che ha ricevuto una spinta proprio al rialzo durante il periodo della pandemia, quando tutto era chiuso, quindi quando tutti noi eravamo davanti a un PC e quindi automaticamente abbiamo intensificato queste operazioni online. E naturalmente questa nuova tendenza, che poi non è forse il modo corretto di definirla, però insomma possiamo anche utilizzare questa espressione, ha coinvolto in maniera trasversale tutte le categorie merceologiche, quindi parliamo di grande distribuzione, di food, di fashion, di arredamento. Ci sono dei vantaggi effettivamente che stanno alla base dell'e-commerce, la personalizzazione proprio dell'esperienza del consumatore con algoritmi che si adattano in tempo reale alle azioni di chi utilizza proprio questo strumento, addirittura poi riuscendo ad anticipare le scelte future quando ci si approccia nuovamente allo strumento, quindi quando si vuole acquistare qualcosa online. E allora oggi parleremo di questo, naturalmente questa è una premessa molto generale. Io saluto e ringrazio le tre persone, i tre ospiti che ne discuteranno con me, si occupano di questi temi all'interno di alcune tra le più importanti aziende italiane nel settore dell'arredamento e del fashion retail. E allora do il benvenuto a Roberto Boselli, Chief Information Officer Lifestyle Design, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Jonathan Galdenzi, E-commerce Manager di AF Group, ben trovato anche a lei, te, ci diamo del tu, insomma, così almeno diventa tutto più smart. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Pietro Rossato, Digital Manager, Pittarosso. Buongiorno, grazie mille. Grazie, grazie a voi. Allora, partirei io con una domanda valida per tutti, perché poi ci permette di inserirci nel discorso a partire da quelle che sono le vostre esperienze personali. E partirei magari da Roberto, poi andrei con Jonathan e Pietro. E-commerce in costante crescita, gli acquisti si stanno fortemente spostando sull'online. Intanto mi piacerebbe capire quanto è aumentato esponenzialmente questo approccio, definiamolo così. E soprattutto cerchiamo di capire come l'e-commerce si inserisce nel retail e quale importanza ha assunto nella vostra realtà. Quindi, ripeto, stessa domanda per tutti, a seconda della vostra esperienza, come si è evoluto il discorso e come è cambiato anche. Allora, Roberto, partirei da te. Ah, un pochino lo dicevi, sicuramente la pandemia è stato un po' un boost sulla digitalizzazione, in particolare sulla spinta del canale online. Noi vendiamo, produciamo mobili, li produciamo su ordine, quindi per noi l'e-commerce è sicuramente un approccio molto particolare perché non abbiamo un pronto. E tutto sommato è anche un processo d'acquisto abbastanza articolato, quindi le persone vogliono provare il prodotto, vogliono vederlo, hanno un arredo da fare, quindi è un processo, sono dei prodotti comunque di alta gamma che costano molto e quindi diciamo l'approccio e-commerce è un approccio un po' particolare. Però c'è da dire che soprattutto nella parte della pandemia ci ha permesso di creare un collegamento ancora più forte tra la domanda e poi il negozio. Cioè l'e-commerce, soprattutto per noi, è un ottimo entry point per fare poi una conversion tra l'online e l'offline. Che possa essere poi un offline fisico, ma può essere anche un offline digitale. Questo forse è anche una cosa interessante, in particolare per il nostro settore. Cioè io vedo un prodotto, lo posso configurare, ne vedo il prezzo e mi incuriosisce, io devo fare però un arredo, allora contatto il negozio e dico: ma io avrei una piantina, però posso mandare, mi fate uno studio, un rendering. E quindi rimaniamo sempre digital to digital,
sviluppato magari nel negozio, con il personale del negozio, ma senza una visita fisica, questo parlo soprattutto nel periodo della pandemia, e quindi siamo riusciti a mantenere e a lavorare grazie a questo tipo di contatto. Okay. L'altro fenomeno è che, diciamo, come gruppo noi rappresentiamo 9 marchi, di cui i principali sono italiani, sono un po' le eccellenze italiane, abbiamo Poltrona Frau, Cassina, Cappellini, sono una serie di brand che anni fa erano molto forti in Italia e in Europa. Oggi i mercati sono asiatici e sono americani e le distanze sono notevoli, per cui coprire il mercato americano con negozi fisici ovunque è un qualcosa di molto difficile. Per cui l'e-commerce diventa anche uno strumento di penetrazione del mercato, soprattutto in quei paesi in cui le distanze sono molto importanti e dove probabilmente c'è anche già una propensione all'acquisto online più sviluppata rispetto all'Italia e all'Europa. Certo. Ottimo, e allora adesso vado da Jonathan, stessa domanda come dicevamo poco fa, approfondendo ancora di più questo aspetto del peso che aveva prima l'e-commerce da voi e che peso ha oggi. Poi dopo parleremo anche del futuro, prima basiamoci sul passato e sul presente. Jonathan. Allora, noi avevamo, cito principalmente il brand Moschino, che è il brand un po' di punta del gruppo, era già presente online e strutturato da diversi anni, oltretutto che eravamo anche in una fase di digitalizzazione, ovvero di internalizzazione dell'e-commerce, e questo ci ha permesso di essere pronti nel momento del bisogno, perché altre realtà, altri brand che invece non avevano questo percorso in corso hanno subito dei forti problemi, ad esempio logistici, se vi ricordate proprio all'inizio del Covid, tutte le tematiche dei vari codici a cui bisogna essere pronti a soddisfare per poter operare. Quindi questo ci ha permesso di andare in continuità, sicuramente di crescere, di poter trainare un po' anche il retail nelle vendite. Qual è stato il beneficio in questi 2 anni? Sicuramente ha fatto sì che in azienda l'e-commerce fosse visto non soltanto come un semplice canale, ma come effettivamente un punto di un collettore di informazioni che possono servire a tutta l'azienda. Quindi non soltanto vendiamo semplicemente online, ma in realtà oltre che vendere, prendiamo quei dati qualitativi e cerchiamo di farne qualcosa. Ci ha permesso di sviluppare una serie di tool tecnologici, tra cui innanzitutto quello del guidataglie, che ci permette e ci permetterà, oltre che di ridurre i resi in maniera importante, anche di far sì che lo sviluppo delle taglie venga fatto sempre più pro cliente finale, quindi sempre più in ottica B2C. E internamente ci ha permesso di unire molto i 2 mondi, il mondo retail con il mondo e-commerce. Mentre prima del Covid le video call, diciamo, i momenti di confronto tra retail e online erano abbastanza scarsi, attualmente ci sentiamo sicuramente ogni settimana e quasi ogni giorno, perché stiamo andando avanti insieme in tantissimi progetti, un progetto di CRM, il progetto appunto delle guidataglie sia dell'online che attraverso dei magic mirror nel fisico e nel negozio, e altre attività in essere. Quindi ha permesso il Covid di unire i 2 mondi. Noi non siamo così presenti come magari gli altri colleghi a livello fisico, come punti vendita, ne abbiamo qualcuno nelle principali città del mondo, quelle un po' più strategiche a livello di posizionamento e chiaramente anche di capire il cliente di certe parti molto, molto verticali, molto diverse. Proprio stamattina parlavamo di Cina in maniera importante. E quindi l'unire il mondo retail e il mondo online permette di avere una visione anche interna all'azienda di un cliente a 360 gradi, perché nel nostro mondo i clienti comunque rimangono abbastanza diversi per modalità di acquisto e per tipologia di acquisto. Abbiamo un cliente chiaramente online più giovane, lo dicono i dati, e abbiamo un cliente offline, non dico più, diciamo un pochino più old, non più vecchio, perché è un parolone, parliamo veramente di qualche anno, non è che parliamo di tanto, però leggermente un pochino più spostato, perché magari preferisce un prodotto leggermente più complesso, come può essere un abito, come può essere qualcosa insomma di più particolare. E quindi sono 2 mondi che via via si uniscono, costruendo un buyer persona sempre più importante all'interno dell'azienda. E quindi quando si ha una visione
più completa all'interno e più facile anche poi come output finale, quindi come risultato finale, essere più pragmatici e più concreti in tutte le varie aree che fanno parte dell'azienda, quindi retail, online, wholesale, la parte dello stile, la parte della modelleria, insomma si approccia il mondo tutta la supply chain in maniera sicuramente con più sicurezza e con più coscienza di risultato, perché si hanno acquisito più dati. Sì, certo, assolutamente sì. Allora Pietro Rossato, stessa domanda a te, peraltro so che avresti piacere, anche noi lo ascoltiamo volentieri, di raccontarci la case history che avete sviluppato recentemente. Partiamo prima dalla domanda più generale e poi naturalmente qualsiasi tipo di esempio concreto serve proprio per entrare ancora di più nell'argomento. Prego. Assolutamente, allora come Pittarosso, allora faccio una premessa, sì. Potrei anche non dire niente perché i miei colleghi sono stati a dir poco esaustivi in quella che è la descrizione di 2 anni di lavoro a questo punto comune, nel senso che un po' le linee guida che hanno comandato lo sviluppo tra 2019, adesso la prendo un po' larga, e 2021 sono sostanzialmente quelle descritte da Roberto e Jonathan in maniera molto precisa, devo dire. Lato nostro, allora Pittarosso è un'azienda storica italiana, perché stiamo parlando che se andiamo indietro nel tempo possiamo addirittura annoverare 90 anni di storia a partire dai mercati rionali di Padova e di tutta l'altra provincia, nonché del Veneto, e poi si è trasformata nell'azienda leader di mercato nel settore calzaturiero che conosciamo. Era un'azienda molto basata sui punti vendita, notare che uso l'imperfetto, in quanto la parte di retail puro, di brick and mortar, era la colonna portante dell'azienda, non che adesso non lo sia. Ovviamente cosa è successo? Di mezzo abbiamo avuto una pandemia, dove l'e-commerce esisteva, era molto pilota e veniva misurato in una percentuale di fatturato pari allo 0, ma 0, veramente poco, e avevamo già cominciato un processo che oso dire di trasformazione digitale che stiamo portando avanti. Ovviamente viene sul Covid, l'azienda ha chiaramente un dissesto derivato dal fatto che insomma siamo rimasti chiusi molti mesi, questo ha impattato chiaramente su tutta quella che era la pipeline di lavori. In un mese cambiamo completamente la nostra faccia, con un progetto che era partito chiaramente prima. Venivamo da una piattaforma classica, quale era Magento, abbiamo deciso di andare totalmente controcorrente. Abbiamo sposato l'idea di andare su Shopify Plus, chiaramente supportati da quello che è il nostro nuovo sistema integrato attuale, che è Bytecode, non tanto con l'ottica di fare semplicemente una cosa diversa, chiaramente, ma con una progettualità molto ben chiara in termini di trasformazione digitale. Shopify Plus è una realtà consolidata e potentissima in America e in Canada. In Europa ovviamente era già potente prima del Covid. Col Covid ha avuto chiaramente un balzo incredibile, perché il numero di presenze online in termini di shop è aumentata drasticamente, appunto per venire incontro a quelli che erano i problemi della pandemia. In questo percorso Shopify Plus ha una serie di spin-off e progetti al suo interno veramente incredibili, come Shopify POS, che non è nient'altro che il punto vendita fisico all'interno del sistema casse. Quindi loro in America garantiscono certi tipi di servizi lato hardware e software, e noi analogamente abbiamo visto la lungimiranza di questo progetto per portarlo da noi. Quindi abbiamo sposato Shopify Plus, con cui siamo in dialogo costante, e grazie a questa scelta e a un cambio anche proprio di mindset interno all'azienda, veramente importante in termini strategici, noi puntiamo quest'anno ad avvicinarci al 2% del fatturato dell'azienda. Considerate che non siamo ancora totalmente integrati con la parte del digitale, quindi anche per noi è un dialogo che è assolutamente cominciato, e in questa fase quello che vogliamo è creare quella che è la base fondamentale per creare una piattaforma che ci permetta di analizzare dati in un'ottica totalmente omnicanale di servizio circolare nei confronti del cliente, quindi donare e dare al cliente l'esperienza che si merita e che cerca fondamentalmente, da ogni punto di vista, quale può essere la soddisfazione del cliente, come un migliore approccio in quelle che sono le rotazioni dello stock e del merchandising all'interno dei punti vendita, non solo dell'e-commerce. Certo. Quindi fondamentalmente questa è la nostra esperienza e l'importanza che l'evoluzione che c'è stata con il Covid sta trasformando Pittarosso. Sì, sì. No, infatti mi sono inserita perché proprio abbiamo iniziato questa tavola rotonda con la premessa che appunto uno dei vantaggi proprio dell'e-commerce è l'iperpersonalizzazione, no? Quindi si
tutto ruota intorno al cliente, a seconda anche delle scelte che vengono fatte, che vengono poi registrate attraverso gli algoritmi. Insomma, questo è un punto di partenza, però è interessante perché poi tutto va proprio a favore del cliente. Allora, io farei un'altra domanda a tutti e tre, poi invece andrei su tre punti un po' più personalizzati, per così dire. Ripartendo da Roberto, magari, mi interesserebbe sapere, prima abbiamo detto ci concentriamo sul passato e sul presente, adesso cerchiamo anche di capire un po' la direzione nella quale vi state nella quale state andando. Quali KPI, quindi quali priorità per l'e-commerce vi siete dati e come vi siete o vi state o state pensando di, insomma, lascio aperta proprio la domanda, di strutturarvi per raggiungere gli obiettivi che vi siete dati. Allora, Roberto. Beh, chiaramente una massima è puoi migliorare se puoi misurare, quindi chiaramente ci siamo definiti delle metriche, però direi oltre alle metriche ci siamo anche organizzati, che per questa tipologia di azienda era un po' anche la novità, cioè abbiamo preso dei responsabili dell'e-commerce, abbiamo definito quali potevano essere i possibili prodotti che avevano senso mettere su un e-commerce, quindi diciamo tutta l'azienda ha iniziato un po' a strutturarsi. E da lì ci siamo dati degli obiettivi che sono chiaramente quelli banali del fatturato, ma anche degli obiettivi legati a che traffico l'online riesce a generarci sull'offline, quindi quanto riusciamo a catturare come interesse, come questo lo poi veicoliamo sui negozi o sui centri poi dopo dove fanno il customer service in termini di assistenza e quindi tutta la lead generation che riusciamo a fare. Sul sito l'abbiamo anche arricchito con dei configuratori, quindi riusciamo anche a intercettare una serie di informazioni che poi vengono inviate alla piattaforma di CRM che a sua volta è integrata con la piattaforma di marketing automation. E anche su qua stiamo misurando quanto noi riusciamo a intercettare e a generare come informazioni legate a che cosa le persone stanno guardando, le informazioni legate a che tipi di configurazioni stanno facendo. Questo ci permette sia di avere dei dati per capire come sta andando quella particolare area di mercato, sia per aiutare anche World Sales a presentare meglio i propri negozi, la propria esposizione e anche indirizzare meglio lo sviluppo dei prodotti futuri. Quindi, diciamo, in generale noi abbiamo identificato 10 KPI per ognuna delle aree quello che abbiamo definito la nostra digital transformation, che quindi prende sia la parte e-commerce ma anche la parte web, social media, marketing, automation, e definito per ognuno di quelle degli obiettivi, e ognuno di questi obiettivi è stato messo tra gli obiettivi MBO di ogni amministratore delegato di brand. Cioè l'altro punto che ci siamo detti è tutto bello mettere nella presentazione che crediamo nella digital transformation, nell'e-commerce, nel web, eccetera, però poi dobbiamo darci degli obiettivi, questi obiettivi devono essere assolutamente misurabili, devono essere misurabili in modo automatico, cioè non ci deve essere nessuno che inserisce informazioni. E l'altra cosa è che il numero uno dell'azienda ci deve credere. Se ci crede il numero uno dell'azienda, automaticamente va in caduta. E questo ci ha permesso sicuramente una chiarezza di direzione e anche una serie di pulizie di informazioni che abbiamo fatto, perché poi è tutto connesso, cioè io vado sul sito web, lascio le mie informazioni, queste informazioni vengono veicolate sul CRM e riesco a fare un remarketing, se tutto però è pulito. Siamo partiti l'anno scorso dove circa il 70% delle nostre liste dei contatti era senza consenso, quindi abbiamo dovuto fare una campagna di reconsenso. Ecco, quindi forse il beneficio principale, anche post pandemia, che ha dato questa spinta, è identificare bene dove si vuole andare, capire come lo vogliamo misurare, abbiamo identificato questi 10 KPI,
e fare un attimo pulizia, cioè partire da clean and clear, altrimenti mm-hmm. è caos su un caos. Esatto, bisogna in qualche modo resettare e poi ripartire, ovviamente senza buttare via tutto, insomma, però chiaramente bisogna ripartire da qualche parte. Allora, Jonathan, stessa cosa a te. Guarda, ho fatto anch'io parte di un progetto con difficoltà di vendite online, perché chiaramente mm-hmm. se il prodotto è un po' complesso è difficile, ed effettivamente uscire dal ciclo che noi in gergo chiamiamo effetto wow, no? Numeri wow, quindi quei numeri che sono molto alti, che magari parliamo anche di milioni e poi magari si trasformano in cose difficili da quantificare, quindi da misurare, è una bella sfida, quindi complimenti per il lavoro fatto, soprattutto se è stato tradotto anche negli MBO, devo dire un bellissimo approccio. E, lato nostro, in realtà alcuni KPI li avevamo proprio raggiunti l'anno precedente al Covid, perché come dicevo era un progetto già un po' ongoing e quindi eravamo già strutturati abbastanza bene. Stiamo andando principalmente verso una direzione che è quella della fidelizzazione del cliente. Sappiamo che nella moda rispetto ad anni fa, dove c'era una fidelizzazione più alta, sono stati degli studi dove magari banalmente, visivamente, vi faccio un esempio, magari ci si vestiva totalmente con un brand, vedevi dall'accessorio al cappello, alla borsa, al vestito, quindi il total look di un monobrand. Adesso è molto più facile vedere più brand tutti insieme, no? In un outfit di una persona, che esso sia di gender femminile, certo, o maschile. Certo. E quindi fidelizzare è sempre più difficile, o comunque è più difficile mantenere un cliente totalmente fidelizzato al proprio brand, anche se alcuni brand sono più, diciamo così, più facili da riconoscere rispetto ad altri, no? Ci sono brand dove è più facile avere un passaggio, invece altri brand sono sicuramente più fermi nel proprio passaggio di vita a livello di gusto. E quindi la fidelizzazione in termini di misurazione, in termini di capire quali sono le azioni effettivamente, e quindi tutto il mondo di servizi collegati al post acquisto che possono permettere la fidelizzazione, che banalmente non si traducano solo in uno sconto, perché poi sappiamo che tendenzialmente si cade un po' in quello, ma quando si parla di fashion luxury la parola sconto è abbastanza vietata, è la sfida un pochino più alta per noi. Quindi riuscire a dare un servizio, dei servizi esclusivi, che vuol dire poi coinvolgere non soltanto chiaramente l'online, ma poi tutto quello che è il mondo evento, il mondo retail, il mondo fisico, il mondo organizzativo di determinate attività, metterlo in pista e far sì che tutto funzioni. Ecco, questa è un po' la sfida del nostro futuro. Ok, Pietro, invece, quali sfide vi attendono? Veramente domanda difficile, no, ma è veramente interessante come domanda. Io la sfida che ho voluto portare in azienda è quella assolutamente di diventare un punto di riferimento incontrastato all'interno di tutto lo scenario del mercato online e offline in termini di calzatura. Quindi proprio una cosa molto molto leggera. Lato nostro come KPI, giusto per tornare un po' alla domanda generale, noi stiamo lavorando tantissimo su quello che è la costruzione del nostro modello di servizio nei confronti del cliente, in quanto Pittarosso, come tantissimi altri player del mercato, viene riconosciuto per metrature di grande superficie, quindi stiamo parlando dei 1600 metri quadri in su, con un modello di servizio di libero servizio, quindi fondamentalmente l'approccio contrario a quello di Footlocker, giusto per darvi un'indicazione. Okay. Online non può essere così, nel senso che l'assortimento che trovate è sostanzialmente quello dei punti vendita, ma ovviamente c'è molto più servizio. Quindi nei nostri KPI noi stiamo guardando, per esempio, le modalità, i tempi di risposta, entro quanto riusciamo a concludere un ticket o fare una vendita assistita tramite i vari canali, quali Facebook piuttosto che la mail, piuttosto che qualsiasi altro canale di intercettazione del cliente. Da questo misuriamo la soddisfazione costante anche tramite delle survey che vengono erogate non soltanto tramite e-commerce, quindi via newsletter a clienti e iscritti alla newsletter, consensati, ma anche direttamente in cassa, per creare un approccio, one view del customer, che parta fin da subito e ci permette di poter mettere le basi per quella che sarà la reale esperienza omnicanale che stiamo costruendo. In questo, oltretutto, sempre per tornare al concetto iniziale, cioè qual è la mia sfida, diventare assolutamente il primo punto di riferimento a livello italiano per quanto riguarda la calzatura,
noi monitoriamo costantemente tutte le metriche che derivano dal sito, con in particolar modo la volontà di analizzare quelli che sono i trend di mercato rispettivamente al nostro prodotto. Noi abbiamo un prodotto molto largo, lasciatemi il termine, in termini di inventory, perché spaziamo dagli ombrelli fino alle valigie, passando per tutte le calzature donna, uomo, bambino, sport. Quindi non abbiamo una sola persona all'interno del nostro paniere clienti, ma ne abbiamo veramente tantissime. In questo andare a intercettare, leggendo bene i dati, i trend di mercato, permette lato marketing di comunicare in anticipo con le comunicazioni, quindi il piano editoriale che è già stato preparato e predisposto, noi al millimetro decidiamo quando uscire fuori con determinate comunicazioni in base a quelle che sono le evoluzioni, per esempio, delle parole chiave di ricerca su cui noi stessi ci stiamo posizionando in crescita rispetto alla settimana precedente o i 28 giorni precedenti, giusto per darvi proprio dell'attività spicciola che facciamo nel nostro day by day, e questo poi influenza anche tutta quella che è l'esposizione nei punti vendita fisici, nei brick and mortar, perché analogamente noi vogliamo intercettare il bisogno del consumatore nel momento in cui sta cominciando ad emergere. Questo torna poi tramite le nostre piattaforme, e là anticipiamo anche un po' il tema della tavola rotonda, in termini di intelligenza artificiale, perché tutto il sorting di prodotto, sebbene non è ancora così personalizzato in quanto stiamo costruendo questo percorso, vive di una personalizzazione costante in termini di quelli che sono gli andamenti di vendita di click che il cliente ha effettivamente in quel momento sul sito. Quindi il sorting dinamicamente cambia, certo, pochissimo ogni giorno, in funzione di dare al cliente la migliore scelta possibile in quel momento durante la sua navigazione. Ok, allora, anche sulla base di ciò che mi avete detto finora, appunto con queste domande più generiche che poi insomma ci hanno già portato in determinate questioni, però adesso rivolgo, prima di avviarci a conclusioni, una domanda più specifica a tutti voi. Allora, partirei da Jonathan questa volta, perché abbiamo già detto che ovviamente la pandemia ha accelerato la digitalizzazione e l'utilizzo di strumenti sempre più tecnologici, però adesso mi piacerebbe capire con te, Jonathan, quali sono le integrazioni che si possono proprio applicare al mondo online, cioè qual è la vostra esperienza con assistenti virtuali, chatbot, altre tecnologie che possono fungere proprio da supporto alle vendite? Allora, noi li abbiamo provati veramente diversi in questo periodo Covid, come dicevo all'inizio, è servito anche per spingere un po' in questa direzione e testare un po'. Alla fine di questo ormai anno e mezzo siamo arrivati al punto che chiaramente qualcosa è dimostrato interessante a prescindere dal Covid, perché poi non dobbiamo fare questo errore di pensare che il Covid sia un qualcosa di parallelo, nel senso quello che funzionava per Covid funzionerà anche post Covid tendenzialmente. Il Covid è sicuramente un momento, come si diceva prima, che ha agevolato, ha velocizzato in qualche azienda un approccio digitale, però è stata una trasformazione che comunque ci sarebbe stata comunque, magari con un ritardo o con dilazionamento dei tempi. Abbiamo provato sia il tema dell'assistente virtuale o del chatbot corrisponditore automatico, esperienza positiva in caso di risponditore automatico, perché ha abbassato il numero dei ticket. Devo dire, se devo dare un feedback, che ha senso per i brand che hanno effettivamente, brand o realtà, che hanno sicuramente un ingaggio col cliente finale molto one to one e molto destinato al video. Nel caso dei nostri brand abbiamo visto che comunque la chat è il canale preferito. Certo. E quindi, okay, visto che dietro c'è tutto un qualcosa che va costruito nell'eventualità di video call, uno studio, dei prodotti disponibili, eccetera, eccetera, abbiamo visto che comunque non è un canale previsto e prescelto dai nostri clienti. Uh-huh. Il tema delle guidataglie, assolutamente sì. Parlavo proprio settimana scorsa che addirittura ci sono dei manichini, io l'ho scoperto da poco, magari i miei colleghi lo sapevano già da prima, che in base a delle misure inserite cambiano dimensione, e quindi uno può anche vedere le dimensioni del proprio cliente live, se questo lo inserisce in un plugin, e quindi può far vedere subito dall'altra parte, anche alla modelleria o allo stile, effettivamente qual è il cliente medio, com'è il cliente che si ha davanti, e questo da ragionare può essere veramente una bella integrazione tecnologica, quindi direttamente dal cliente al dipartimento di modelleria o di stile, e con un click. Abbiamo testato il regalo virtuale, nel senso che è un'applicazione che permette di fare un regalo. Siamo bombardati di notifiche, no? Quotidianamente, chiaramente ci ricordiamo del compleanno anche dei nostri migliori amici quando arriva la notifica o su LinkedIn o sul calendar, eccetera eccetera, e quindi attraverso quest'app si fa il regalo, nel senso che arriva il bigliettino virtuale, quindi scegli il tuo regalo,
poi il regalo chiaramente viene spedito appena l'utente conferma il regalo, la taglia, il colore, quello che vuole, e gli arriva i giorni successivi, però rimane il fatto che l'amico si è ricordato grazie appunto a questa notifica del compleanno e quindi il bigliettino è arrivato in quel giorno lì. Questo abbiamo visto che ci ha dato una crescita di fatturato a prescindere dalle crescite dovute al Covid o crescite organiche, quindi questo è stato un po' l'esperimento più felice insieme. Ma le guida taglie. Poi ce ne sono altri che stiamo vagliando, diciamo che non vogliamo cadere in una banalità, ovvero proviamole tutte, perché comunque ogni volta portare avanti un progetto, visto che le persone sono le stesse, vuol dire effort, vuol dire comunque tempo. Abbiamo anche visto, tra parentesi, giusto per darvi un dato, che una media generale della ricerca di nuove tecnologie in un'azienda, cioè il team, quanto perdi in un anno per cercare nuove tecnologie? Circa tra i 20 e i 30 mila euro all'anno, che è un costo azienda sommerso, però è un costo che viene dedicato a cercare nuove tecnologie. Quindi, e non considero poi lo sviluppo di queste tecnologie. Quindi esatto. È importante scegliere bene le direzioni in cui andare. Avere le idee chiare, no? Avere le idee chiare e indirizzarle lì, perché altrimenti se si va un po' a caso, appunto come dicevi tu, lo sforzo diventa ancora più immane e non ce lo possiamo permettere, anche perché appunto abbiamo tanta scelta, almeno focalizziamo l'attenzione su sugli aspetti che vogliamo portare avanti. Allora, guarda, sì, ti dico una frase così divertente: nella moda non bisogna farsi prendere dalle mode, ecco, del momento. Ecco, appunto, giusto, che non fa mai bene. Assolutamente sì. Ci sta. Corretto. Allora, ecco, sentito anche un corretto, beh, credo che siano poi dei punti di partenza che potete condividere tutti. Roberto, ovviamente se volete aggiungere qualcosa a quello che sentite da chi vi precede, fatelo pure, però poi andrei su un altro aspetto che abbiamo messo in superficie, cioè la personalizzazione dell'offerta, no? Attraverso proprio l'e-commerce, il customer engagement. È una dimensione di acquisto sempre più digital, anche questa è una parola che abbiamo cominciato a usare tantissimo proprio per il consumatore. Mi piacerebbe capire come i retailer, se la vostra azienda nello specifico, sta sfruttando l'online per interagire proprio con i clienti, quindi per creare anche un nuovo rapporto, no? Un nuovo modo di rapportarsi con i clienti. Ma un po' come dicevo, proprio per anche la tipologia di prodotto che abbiamo, che è un prodotto che deve essere configurato, che deve essere inserito in un'area di una casa che magari ha già i suoi arredi, quindi è una questione anche, voglio dire, psicologica, no? Cioè vai a togliere il divano che l'hai usato negli ultimi anni, oddio, che cosa devo andare a mettere, ma starà bene... Insomma, è chiaramente un processo che prende mesi, no? D'altro canto, al tempo stesso, il primo punto di ingresso è sicuramente il sito web. Le persone non gli sta più bene vedere il prodotto scontornato, no? Negli anni passati lo si faceva vedere in fotografie ambientate, bellissime, ma non erano a casa delle persone. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo soddisfatto due tipi di requisito molto banali. Il primo è: ma quanto mi costa? Il secondo è: bene, ma mi dici che lo posso configurare in pelle, in tessuto, hai 120 tipi di pelle differenti. E quindi abbiamo fatto una discovery, concordo con quello che diceva Jonathan, che la discovery tecnologica è una cosa da non sottovalutare. Abbiamo visto molti configuratori fino a trovarne uno di carattere fotorealistico. Configuratore fotorealistico che desse una resa grafica di altissima qualità, ma al tempo stesso non si debba essere laureati in ingegneria per utilizzarlo, no? Quindi una persona ha un'esigenza, deve arrivare sul sito e bisogna giochicchiarci. Certo. Ecco, date queste due informazioni, poi le persone entrano in contatto con il negozio, anzi quasi sempre entrano in contatto poi con il negozio. Cioè il sito web e l'e-commerce sono sicuramente il primo punto di informazioni e di contatto. Ti devono un po' agganciare, raccontare una storia e dirti che lo puoi avere in molte finiture. Dopodiché, opzione tua, se terminare l'acquisto, come a volte succede, oppure dire, bene,
adesso che l'ho visto e mi piace, però sono un po' in dubbio, sta 3-4 colori, finiture, ma esattamente come sono, allora entro in contatto con il negozio, fisso un appuntamento, semplicemente digitalmente faccio una videoconference e inizio a dialogare con il punto vendita, dove nel punto vendita ho gli esperti. Jonathan diceva una cosa interessante che stiamo guardando anche noi. Noi stiamo un po' guardando un assistente virtuale, no? Perché copriamo l'intera area geografica e non abbiamo chi può rispondere alle domande 24 ore su 24 in tutte le lingue, no? E allora, più che per una questione di customer service, è proprio per una questione di guida al prodotto. Cioè, io entro in un sito e devo cercare un tavolo, devo fare la navigazione classica di menu, catalogo, scende il menu, fino ad arrivare poi alla sezione. Ma io ho tavoli rettangolari, tavoli tondi, tavoli in marmo, tavoli in vetro. Allora, un assistente virtuale mi permetterebbe, almeno la nostra idea, di arrivare meglio al prodotto e ancora una volta arrivare alla fine e dire, bene, guardi, se mi lascia i suoi contatti, la faccio chiamare o fissare un appuntamento con un nostro esperto per poter approfondire i suoi requisiti. Quindi, mentre all'inizio devo dire l'e-commerce, soprattutto dalla rete WholeSales, è stato visto un po' come una minaccia, poi loro stessi, alcuni WholeSales, si sono aperti i propri e-commerce. E noi stessi ci siamo aperti il nostro e-commerce e adesso viene visto invece come must to have per dare un primo livello di informazione e servizio e trasferire dall'online all'offline le persone, i vari contatti. Quindi la minaccia ha strumento sicuramente molto efficace nel supporto del processo di vendita. Ok, molto interessante, anche questo è molto chiaro. Allora Pietro, andando anche poi un po' a conclusione, riprendiamo altri concetti che abbiamo comunque sviluppato anche attraverso queste ultime due domande più specifiche: intelligenza artificiale, dati, cosa abbiamo detto? Che possono favorire proprio la personalizzazione e anche un'analisi predittiva, no? Quindi in qualche modo si capisce già cosa il consumatore potrebbe cercare attraverso proprio l'online e attraverso l'e-commerce. Quindi conoscere il consumatore, chi usa questo strumento, è fondamentale oggi per aumentare le vendite e fidelizzare il cliente, quindi diciamo che l'offerta delle aziende viene mossa proprio da questa, no? Un processo che probabilmente c'è sempre stato, però attraverso altri canali, qui diventa ancora più pregnante, più importante. A questo proposito, quali progetti e quali strategie avete pensato e state applicando? Qua si tratta proprio di un concetto di trasformazione digitale, nel senso che esattamente come dicevi tu, c'è sempre stata un po' questa modalità di pensiero all'interno delle aziende per cui il prodotto andava rincorso in base a quello che era l'andamento delle vendite stesse e quindi andare a rincorrere il bianconiglio di quello che è il prodotto best seller per poterlo rendere nuovamente disponibile nei punti vendita o personalizzare le offerte in base a quelle che sono le vendite, quindi spostare avanti e indietro stock. Adesso invece c'è appunto il dato. Il dato può essere, come hai detto te, assolutamente predittivo, addirittura prescrittivo. Noi sicuramente siamo ancora sulla fase del predittivo. Come anticipato prima, noi stiamo cercando di cominciare a mettere a fattor comune tutti i dati che derivano sia da un fenomeno di vendita che da un fenomeno di ricerca. Questo vuol dire che tutte le scelte che vengono fatte, non tanto nella fase di acquisto, perché la fase di acquisto ha delle tempistiche molto lunghe, quindi stiamo parlando di un anno e mezzo rispetto a quello che è il life cycle del cliente nella stagione stessa, vanno sempre a cercare di influenzare quelle che sono le lavorazioni che devono essere fatte su diversi canali di vendita con un sufficiente respiro da poter sempre permettere di avere innanzitutto un prodotto fresco e assolutamente adatto a quella che è la stagione in cui stiamo vivendo, i trend di mercato, e al contempo di dare sempre la possibilità al cliente di poter concludere una vendita. Quindi anche se noi in questo momento non siamo completamente integrati tra fisico e digitale, nella realtà è chiaro che il cliente che va in negozio molto spesso è stato spinto da una ricerca online, dove ricerca online, attenzione, è totalmente multicanale e omnicanale. Il cliente molte volte non fa differenza in termini di Facebook, in termini di Google o in termini di altre ricerche,
o di canali diversi. Per lui fondamentalmente si tratta di un'esperienza pervasiva, dove i momenti touch point sono tantissimi, con livelli di attenzione diversi, e ovviamente noi monitoriamo anche in termini di quella che è l'approccio del nostro investimento media sui diversi canali, e poi porta ad un acquisto che nel nostro caso, avendo un prodotto molto facile da vendere, da, diciamo in termini generali, stiamo parlando di calzature per lo più, e assolutamente con una posizione di leadership di mercato, ci sta portando sul binario di dover capire in anticipo quello che vuole fare il cliente per dargli la maggiore soddisfazione possibile. Come misuriamo questa soddisfazione? Dando delle offerte specifiche per i clienti, più o meno personalizzate, ma che possono ridurre al minimo il tempo entro cui il cliente può fare una selezione e acquistare. Quindi il nostro obiettivo nel futuro è quello veramente di avere una logica seamless, dove non ci sono barriere tra digitale e fisico. Ormai, anche dalle frasi che hanno detto i miei colleghi, è un dato di fatto che debba essere così. Nella realtà, per il consumatore è già così, in maniera totalmente inconsapevole, nel senso che è naturale, okay? nel digital di cui abbiamo fatto menzione anche prima. Sulle aziende dobbiamo cominciare a leggere i dati in maniera totale. Non c'è più una distinzione di canalità, perché il cliente non la considera. Il ROPO, che una volta era research online e purchase offline, adesso è anche totalmente invertito. È un research offline e purchase online. Quindi anche nella misurazione di tutti i KPI vanno tenuti conto anche dei posizionamenti di prezzo che ci sono online su player totalmente diversi, che un tempo non venivano visti come competitor, adesso lo sono. Io non vi nascondo che da un anno a questa parte il mio più grosso competitor è Zalando. Quindi altre catene di abbigliamento, di calzature, non le sto a nominare perché sarebbe quasi controproducente. Esatto, ragazzi, cioè non ti conviene, insomma. Assolutamente, ma noi in questo momento vogliamo dare fastidio a Zalando. Ricordiamoci una cosa, sempre per parlare di omnicanalità. Sicuramente Pizzarossa è stata conosciuta dal 2014 in poi grazie a una campagna televisiva che penso tutti ci ricordiamo. La musichetta ce l'abbiamo, penso. Beh, ma è quello, no? La forza del brand, del marketing. Cioè, quando ancora, dopo, a distanza di tempo, la musichetta c'è ancora. Assolutamente. Decisamente è stato non un investimento. Non la canto perché mi sembrerebbe troppo eccessivo. Se la vuoi cantare tu, ben venga. No, no, guarda, non ho assolutamente le doti per poterlo fare. Okay. Però il paragone qual era? Zalando recentemente sta investendo tantissimo in televisione. Allora con chi sta competendo? Certo. Questo è un po' il tema su cui un po' tutto il retail deve misurarsi. La distinzione, fare una distinzione vuol dire morire. Nel senso, digitale e fisico non sono più qualcosa di diverso. Culturalmente dobbiamo abituarci che, anche a prescindere da diverse persone, se diverse età, il comportamento del cliente è totalmente fluido da un mezzo all'altro e al massimo cambia il livello di autonomia. E non pensiamo che i giovani siano più autonomi rispetto a persone più mature adulte. Okay. Dipende sempre qual è stata la curva tecnologica che ha subito la persona. È in questo che il servizio diventa fondamentale per tenere il cliente vicino al brand. La vera fidelizzazione in un mercato dove, a parte chiaramente lusso, parlo un po' del mio mercato, tende a essere molto simile a diversi player, non lo si fa soltanto col prezzo, ma si fa senza dubbio sul fatto che se io so che da Pizzarossa ho un servizio caldo, attento, veloce, ci metterò molto meno a trovare quello che cerco al prezzo che voglio. Assolutamente. Quella è la sfida. Anche il concetto della curva tecnologica è importante, perché si dà per scontato che appunto le nuove generazioni poi sappiano utilizzare meglio gli strumenti, però è anche in seguito a come ci si è approcciati ai nuovi strumenti, che sappiamo molto bene hanno un tipo di evoluzione velocissima, appunto, no? Quello che vale oggi probabilmente domani è già superato, eccetera eccetera. Anche per questo, giusto per tirare un po' le somme, si parlava della necessità e dell'importanza di scegliere quali canali percorrere per evitare, no, di disperdere troppe energie, troppi sforzi. Allora, io credo che siano emersi molti, molti spunti interessanti che servono a tutti, quindi io ringrazio per le esperienze, perché si parte sempre da lì per capire di più. Ringrazio Roberto Boselli, Jonata Caldenzi e Pietro Rossato. Grazie mille per la vostra testimonianza e per il dibattito che si è creato. Grazie. Grazie a voi. Grazie davvero per essere stati protagonisti del nostro forum, che naturalmente continua. Continuiamo con i lavori.